Allora, se ci mettiamo, così vediamo le slide pure noi. No, no, ci possiamo mettere là, io mi metto là così. Potete mettere pure qua. Dentro. Oh, fine. Allora, grazie per la vostra presenza. Io sono non vicino, ma vicinissimo ai sallesi, anzi spero che il sindaco mi onori anche in futuro di una cittadinanza onoraria, perché ormai sono quasi sempre qui, almeno due volte, tre volte all'anno. Terza volta, quarta volta, non mi ricordo, vabbè. Allora, l'idea del consigliere regionale Balducci la faccio immediatamente propria e la ricollego ad una informazione di servizio che mi premeva darvi pubblicamente. Il giornale per il quale collaboro e sono corrispondente dall'Abruzzo, che è Avvenire, ad una mia richiesta relativo a un servizio sul Museo delle Corde Armoniche di Salle, ha immediatamente risposto: assolutamente, questo lo devi fare. Io ho spiegato poi, attraverso le varie caratteristiche, le peculiarità del museo, di come si facevano le corde armoniche, loro sono rimasti entusiasti di questo progetto, perché hanno capito il senso della territorialità del giornale, che sta prendendo piede, infatti è diventato il quinto giornale d'Italia. Detto questo, sarà mia cura poi informare anche la giunta regionale con l'ufficio stampa. Detto questo, sì, è arrivato il momento della condivisione, come diceva il consigliere Balducci, perché la regione è meravigliosa, ma ci dobbiamo un pochino corciare le maniche e lavorare possibilmente tutti insieme. Oggi questo progetto l'ho desiderato e voluto fortemente io, perché anche io venero il culto del Beato Roberto, che non è conosciuto soltanto a Salle, ma è conosciuto anche nelle zone limitrofe questo paese ed anche in Molise. Per cui oggi faremo questa piccola conferenza attraverso queste mie ricerche che ho fatto su quella che è stata la sua vita fuori da Salle. Quindi iniziamo col dire che appunto in questi giorni di festa la Chiesa Cattolica celebra la memoria di Roberto al secolo, si chiamava Santuzzo, che nacque proprio qui nel 1273 e viene venerato come beato. La vocazione di Roberto, sin da piccolo, non meravigliò nessuno, poiché tutta la sua prima infanzia e la sua giovinezza furono contrassegnate da molti segni premonitori della chiamata divina. Infatti, anni chiese ed ottenne di entrare nella Congregazione dei Celestini fondata da Pietro del Morrone nel 1248. Incontrato Pietro, che poi divenne Celestino V, papa, discepolo e procuratore generale della Congregazione dei Celestini dell'Ordine di San Benedetto. La figura di Roberto, del Beato Roberto, si staglia così nella memoria storica di questo paese e di altri centri, anche del Molise, facendo rifulgere il nome di Salle al pari delle corde armoniche, di cui ha l'unico museo al mondo. Cioè non è da tutti i paesi annoverare un abate nella propria memoria storica. Per questo motivo la conferenza guarda non tanto, come detto, alla vita del Beato Roberto a Salle, divenuto a tutti gli effetti un simbolo, quanto alla diffusione del suo culto e alla fama del paese di Salle. È necessario però fare un breve excursus della vita, fine di conciliare meglio e in maniera più propositiva i luoghi che il Beato ebbe modo di frequentare, lasciandovi anche segni tangibili alle future generazioni. Nel 1289, dopo solo un anno di noviziato,
Roberto venne ammesso alla vestizione e prese il saio monacale. La sua formazione fu curata direttamente dall'eremita Pietro, che lo definì pupilla dei miei occhi, e seppe plasmare al giovane la sua stessa passione per la mortificazione personale, la preghiera e la solitudine. La sua esperienza con Pietro da Morrone durerà 6 anni, dal 1289 al 1294, e si rivelerà preziosa per Roberto, specie quando più tardi ricoprirà la massima responsabilità della congregazione. Verso la metà del 1294 accade però un avvenimento storico. E qui partiamo da una domanda che molti si pongono, perché se osserviamo l'immagine a livello iconografico di Roberto, vediamo che lui viene rappresentato con una croce sulle spalle, e la slide precedente, eccola qui, e il cappello cardinalizio ai piedi. E questo tutti gli artisti critici d'arte, soprattutto della religione, appunto, dell'arte religiosa, si sono chiesti come mai. Perché, nonostante il grande amore e il rispetto che lo legavano tenacemente al grande padre spirituale, Roberto rifiutò di seguire il suo maestro, che pure era stato nominato sommo pontefice con il nome di Celestino V. Tutto ciò accadde all'alba del 7 luglio 1294 presso l'eremo di Santo Spirito a Maiella. Per questo, l'obiettivo del beato Roberto, cioè, non era quello di diventare cardinale, ma di impegnarsi per diventare il suo successore nell'esaltazione del suo esempio tra gli aspri eremi abruzzesi. L'eremo di Santo Spirito a Maiella di una potenza disarmante. All'arrivo c'è un lungo viale ed in fondo c'è l'edificio incastonato nella roccia. Le fontane d'acqua fresca di montagna rompono il silenzio della natura. La valle sottostante è ricca di torrenti e diversi degli animali selvatici riecheggiano nei boschi. La visita all'eremo inizia dalla piccola chiesetta molto suggestiva. Puoi andare avanti? Eccola qui. Perché, varcata la bellissima porta in legno scolpita al mano, si accede alla navata unica, mentre in alto è visibile la scritta. Lateralmente, invece, a questa chiesa si accede alla parte posteriore e si sale fino alla scala santa. Ecco, tutti credono che sia in Abruzzo, ampli. C'è una scala santa anche in questa zona, invece, per arrivare da questa scala santa all'oratorio della Maddalena, dove si ha una vista della valle molto suggestiva. Durante il pontificato di Celestino, Roberto si trasferì poi successivamente presso il monastero di San Giorgio a Roccamorice, questa è la chiesa, dove continuò con tenacia le pratiche a lui più care. L'antica chiesa di pertinenza dell'eremo di Santo Spirito a Maiella, tanto che divenne proprietà degli stessi monaci celestiniani nel XIII secolo, prima che cos'era? Era un magazzino per la conservazione dei prodotti agricoli, ma dove persisteva già da allora una piccola comunità monastica. La grangia, così viene comunemente chiamata, fu dimora per una dozzina di anni, quindi circa 12 anni, del beato Roberto da Salle, e oggi la chiesa, insieme al monastero, eccola qui, si è conservata integra nel tempo, con alcuni lavori di consolidamento della struttura. Questi furono gli anni in cui il beato rimase a Roccamorice e divenne sacerdote. Dal 1310 al 1317 il beato Roberto venne nominato procuratore a Santo Spirito a Maiella, la prima casa madre della congregazione, dove ancora oggi è visibile la piccola cella occupata dal beato, che è sita sotto l'altare di Santa Maria Maddalena. Questi furono anni importanti per Roberto, perché il 5 maggio 1313, a conclusione del processo di canonizzazione, Celestino V venne nominato. Nel 1317, quindi dopo essere stato 7 anni al Santo Spirito a Maiella, trasferito a Roccamontepiano,
sempre con la responsabilità di priore, e qui fonda il monastero di Santa Croce, di cui oggi rimangono alcuni resti in contrada Santa Croce. 3 anni più tardi, nel 1320, fu inviato a Gessopalena, antico borgo medievale, dove fondò un altro monastero, questa volta intitolato proprio al suo maestro, San Pietro Apostolo, proprio come un atto di riconoscenza verso il suo maestro. Vi rimase fino al 1321. Anche in questo caso, purtroppo, di questo monastero vi sono rimasti pochi resti. Però questo è un momento molto importante della sua vita, perché a partire da questo periodo, quando venne eletto appunto procuratore generale della congregazione e si trasferì nell'abbadia di Santo Spirito al Morrone, il Beato Roberto iniziò tutta una serie di lavori di restauro di antichi monasteri, proseguendo nella realizzazione anche di nuovi. Quindi iniziò a percorrere tutto l'Abruzzo citeriore, dall'uno all'altro versante del Morrone e della Maiella, fino alle contrade più meridionali del Molise, dove andremo, il suo nome rifulge in molti paesi, quindi consolidando nelle opere e nello spirito le comunità monacali dei Celestini. Facciamo questo breve giro, excursus, iniziamo da Caramanico, dove il Beato si prodigò per l'edificazione di San Tommaso. Questa è una chiesa che possiede un grandissimo valore artistico. Ci sono anche caratteri romanici ed è ubicata in un'area che si chiama Paterno. Questa è la chiesa oggi e le fondamenta furono appunto fatte dal Beato Roberto. Andiamo avanti. Andiamo a Lama dei Peligni, dove c'è la grotta di Sant'Angelo, che è nota per i suoi numerosi ritrovamenti preistorici, e venne costruito anche in questo caso nel XIII secolo. Anche in questo caso i resti sono più che visibili e quindi è consigliabile una visita. Secondo la tradizione, il romitorio venne abitato, quindi l'androne, l'ingresso di questo eremo, venne abitato nei primi decenni del 300 dal Beato Roberto. L'ingresso della grotta, vai, eccolo qui, è impervio, è molto ripido e immette in un grande androne diviso in due cavità di diversa grandezza, attraverso una larga roccia su cui sono stati ricavati dei gradini, si giunge poi ad un terrapieno che rappresenta la zona presbiteriale dove si faceva la messa, dove troviamo i resti di un altarino sovrastato anche da una piccola edicola lignea incassata nella rete. Sotto quest'eremo, questo monastero, Santa Maria della Misericordia, che è uno dei più importanti artistici dell'intera Valle Aventino, perché 27, e subì vari rifacimenti dal 1530 al 1600. 1706, a seguito del terremoto che lo aveva particolarmente danneggiato, subì un radicale intervento di ristrutturazione. All'interno di questo monastero sono conservati, tra gli altri, una croce di rame in rame battuto della prima metà del XV secolo, quindi parliamo del 1400, e la statua di Santa Maria della Misericordia del XII secolo, quindi del 1100, restaurata da un artista notissimo locale che si chiamava Giuseppe nel 1905, attribuita, secondo alcuni storici, il nuovo campanile. Andiamo avanti e arriviamo ad Atessa, come diceva prima il consigliere regionale, perché andiamo ad Atessa, perché qui il Beato realizzò sul colle che si chiama San Cristoforo il monastero di Santo Spirito, 1341.
un monastero che poi fu soppresso nel 1654 con la bolla di Papa Innocenzo X. Invece andiamo adesso a Sant'Onofrio al Morrone, dove questo eremo è un edificio religioso che è posto sulle pendici dell'omonimo monte, nei pressi quindi di Sulmona, parliamo di Sulmona, risalente anche in questo caso al XIII secolo, quindi sempre 1200, che custodisce appunto, questa è la memoria storica di Pietro da Morrone, che appunto qui visse e divenne papa nel 1294. Questo eremo è monumento nazionale dal 1902. Con la slide successiva. Ecco, questo è monumento nazionale dal 1902 ed irraggiungibile attraverso anche uno scosceso sentiero, anche sebbene di facile percorribilità, che conduce da una frazione che si chiama Badia al margine orientale della Valle Peligna, e c'è una veduta meravigliosa, perché lì siamo a 620 metri, quindi vi potete immaginare che spettacolo si possa vedere. E continuiamo a vedere quello che ha fatto il Beato Roberto. Quindi lui, giunto in Abruzzo, Pietro da Morrone, giunto in Abruzzo dal 1239 e il 1241, Pietro si stabilì su queste pendici e in una grotta di queste pendici fece edificare, pensate, per l'epoca, anche una chiesetta dal nome Santa Maria in Ruta o Gruttis. Eccola qui. Questa è una chiesa stupenda che sta nelle immediate vicinanze dell'eremo. Quindi ben presto Pietro, fautore di un'ampia attività di proselitismo, prima nella zona e successivamente anche fuori dalla regione, si rese conto che il luogo era divenuto inadeguato alla meditazione ascetica e si trasferì sulla Maiella, dove fondò, come abbiamo visto prima, l'eremo di Santo Stefano. Antistante alla chiesa c'è, vedete, un porticato bellissimo che ha enormi dimensioni, 7,30 x 4,80, che conduce a un piccolo piazzale prospiciente al sagrato. All'interno della chiesa, però, vi sono sulla parete sinistra alcuni resti di affreschi del XV secolo che raffigurano il Cristo Re e San Giovanni Battista. Eccoli qua, questi, vedete. Ma ci sono anche alcune pitture posteriori che rappresentano una Madonna con bambino. Guardate, questa è una meraviglia. E qui, in questo caso, è la Madonna con bambino. Però di lato c'è anche una Madonna con Santa Lucia e Santa Apollonia. Purtroppo in questa chiesa però non è più presente il trittico su tavola del 400 che raffigurava appunto Sant'Onofrio, San Pietro e Beato Roberto, perché è stato rimosso, o per meglio dire trafugato, nel 1884. La chiesetta è ricoperta da una volta a botte, vedete, e presenta al suo interno anche due altari moderni con Sant'Onofrio e Sant'Antonio Abate, e sul fondo dell'ambiente si apre un arco che immette alla cappellina dell'oratorio. All'interno di questo oratorio ci sono alcuni affreschi, ecco, tipo questo, che sono attribuiti ad un grande maestro dell'arte, probabilmente è stato un artista contemporaneo a Pietro da Morrone, che raffigurano appunto il crocifisso con ai lati Maria e San Giovanni. Sui due bracci della croce vi sono poi due angeli, uno che regge una corona di spine, non sono tanto visibili perché gli affreschi avrebbero bisogno di restauro, e l'altro invece recante una corona radiata. Adesso ci trasferiamo a Chieti, dove è tuttora visibile una delle opere più belle che ha fatto il Beato Roberto. Perché nel rione della Civitella di Chieti si erge una delle chiese più belle di Chieti, che è la chiesa di Santa Maria della Civitella,
che in principio però si chiamava Beata Vergine del Carmine, poi divenne Santa Maria della Civitella. Questa è un'antica appunto badia celestina fondata nel 1295 dal Beato Roberto durante il tempo di Carlo II d'Angiò, il volto del quale, quindi il volto di d'Angiò, è ritratto anche in una scultura che campeggia sul portale di questa chiesa. La chiesa internamente è a navata unica, con alto tiburio, e c'è anche una volta a botte, che fu completata nel 1304, mentre nel 1321 fu anche impreziosita da un elegante portale in stile gotico, quindi che richiamava il regno di Carlo d'Angiò. Oggi invece la chiesa appare completamente trasformata, perché dell'originaria struttura rimangono solo, oltre le mura perimetrali, il portale, che è ancora visibile, tuttora visibile, ed un affresco sulla controfacciata che raffigura la Vergine con il bambino tra San Pietro e Sant'Antonio di Padova. Interessante anche la lettura iconografica dei simboli di questa chiesa, presenti in questa chiesa, che mostrano una evidente matrice mariana, un inno alla fertilità, un inno alla vita, ma anche all'umiltà, alla fede. Dall'Abruzzo andiamo in Molise, perché Lionesi è stato un importante centro legato ai Celestini e al Beato Roberto da Salvo. Il Beato Roberto fece costruire la chiesa dell'Annunziata e con un attiguo convento nei primi anni del 300. Le mura perimetrali ci sono ancora. C'è fortunatamente un lungo viale che porta attraverso degli archi, vedete, tutti a cieli di carrozza per l'epoca che si lavoravano così, è rimasto di questa chiesa, è rimasta di questo monastero dell'Annunziata, questo è tutto ciò che è rimasto. Questa chiesa fu fondata nel 1320 e fu aperta al pubblico, al culto, nel 1331. Venne successivamente costituito in priorato ed era posto fuori le mura del borgo antico di Guglionesi. Nel 700 venne anche restaurato con molte tonalità di barocco e venne però successivamente soppresso da Napoleone quando arrivò in Italia agli inizi del XIX secolo e quindi il monastero fu chiuso. Di questa chiesa, che praticamente vedete è quasi del tutto inesistente, interamente si conservano l'altare maggiore di marmi policromi, una bella tela dell'Annunziata databile 1739 e i conci del portale e di una parte del rosone, quindi, che da qui non si può vedere, quindi all'ingresso il rosone che ha uno stile gotico. La devozione al discepolo prediletto di Celestino V, Roberto di Salle, e anche la riconoscenza verso i guglionesani, si chiamano così i cittadini di Guglionesi. Perché, mi chiederete voi? Perché il lungomare di Guglionesi si intitola Lungomare Beato Roberto da Salle. Purtroppo questa chiesa fu quasi del tutto demolita nel 1969 e nell'area scoperta di quel che rimane del convento, esternamente, come vedete, c'è rimasta anche una piccola cisterna. Da Guglionesi andiamo a finire a Morrone del Sannio, dove il 19 maggio, giorno della morte di Celestino, il Beato Roberto viene festeggiato. Già, bisogna dire che il gemellaggio con questo comune è iniziato nel 1957. È una fratellanza con questo comune che il sindaco qui presente ha ufficializzato l'anno scorso, nel 2016, in occasione dell'incontro con le autorità della provincia di Pescara
e della provincia di... Modona, sì, sì. E a Morrone del Sannio il Beato Roberto è profondamente venerato. Perché? Perché tra le altre cose, a Morrone, il Beato Roberto guarì una piccola di nome Maria, celebrando per lei una santa messa, alla fine della quale la piccola riacquistò l'uso delle membra che erano atrofizzate. Quindi il suo potere taumaturgico divenne grandissimo in poco tempo, come grande divenne la sua fama. Tante, infatti, a partire da quel periodo, furono le conversioni ed altrettante furono le donazioni che riusciva a raccogliere intorno a sé per realizzare e custodire i suoi monasteri. Quindi tantissime erano le sue opere, come grandissima era la sua carità, che riusciva ad elargire anche attorno a sé. Negli ultimi 10 anni della sua vita, passati proprio a Morrone del Sannio, Roberto, ormai sessantenne, si dedicò anche alla formazione dei novizi, quindi all'elevazione spirituale dei confratelli, e passò a miglior vita il 18 luglio 1341, a 69 anni, 52 dei quali però furono vissuti nella vita religiosa, e l'anno successivo, quando morì nel 1341, ricomposto in un'urna di legno dorato, il suo corpo venne solennemente trasferito dal monastero di Morrone all'eremo di Santo Spirito alla Maiella. Da questo periodo, proprio da questo periodo, si iniziano ad avere notizie di segni miracolosi e di veri e propri miracoli a cui assistettero parecchi suoi confratelli e di cui danno notizia anche i suoi biografi. Tra le più eclatanti e le innumerevoli guarigioni, guarì per esempio un suo fratello dalla lebbra, semplicemente segnando con un segno di croce le putride piaghe dopo averle addirittura baciate. Quindi storici e pubblicisti e giornalisti che hanno lavorato su questa figura del Beato Roberto, alla fine hanno ricordato oltre 30 miracoli post mortem, dopo la morte, molti dei quali verificatisi dopo la sua morte, non prima, dopo la sua morte. Nel 1807 il comune di Salle, che aveva rivendicato l'onore di riavere la salma del suo beato, vinse questa battaglia amministrativa, sistemandola nella chiesa della Salle Vecchia. Il Beato Roberto tornava così al suo paese, alla sua terra natia, dopo tanti secoli. Oggi tutti i sallesi, residenti e sparsi un po' ovunque, si uniscono in animo e pensiero con i loro concittadini per rendere onore al Beato Roberto, perché questo è l'appuntamento sacro e familiare di tutti i sallesi, perché per loro Roberto è il santo per eccellenza, è il santo che ha un posto privilegiato nel cuore, quello che si invoca in ogni circostanza della vita. Per cui oggi noi veneriamo, non solo oggi, ma sempre, la stella del Morrone che continua a splendere nel cuore di Salle, dell'Abruzzo e del mondo intero. Grazie. Ringraziamo Paolo per questi, Paolo, poi questi documenti li fai. Assolutamente, assolutamente. La diretta è finita? No, no, la diretta su vortici.it è ancora in corso, stiamo trasmettendo appunto questo evento, quindi il sindaco prima ha potuto... Anche andrà su Radio Speranza, però adesso siamo in diretta sul sito vortici.it, quindi lei sindaco, quando ha fatto i saluti a tutti i sallesi, sappia che li ha fatti anche ai sallesi che magari sono in America, in Europa, in Australia e ovunque nel mondo. Perché siamo in punto in diretta via web, ci stanno seguendo. Qualcuno, qualche
di domanda al presidente Pegnanino. Cercate, cercate che sicuramente dovrà riprendere. No, anzi, il suo intervento ci dà il dolore perché è stato portato. Sì, si può accomodare. Prego. No, vabbè, io solo volevo complimentarmi perché è stato... No, dico, siamo rimasti molto contenti del suo intervento perché comunque lo studio del Beato Roberto da Salle è per noi molto importante, per cui ci rende ancora più onore il fatto che abbia attratto un cittadino che non è sallese e quindi la ringraziamo per questo. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda, intervento? Prego, si avvicina un attimo. Sì, prego. Si avvicina giusto qui. Guardi. Il Beato Roberto si può prendere le autorità ecclesiastiche, sindaco a Roma di farlo santo? Questa è una domanda forse il Pino oppure allora. La sua è una domanda sicuramente pertinente, però lei saprà sicuramente che un processo di beatificazione a cui fa seguito poi un successivo processo di santificazione ha i suoi tempi, che non sono soltanto quelli amministrativi ma anche quelli ecclesiastici, perché ci sono delle commissioni preposte in Vaticano che studiano queste cose determinate sulla base delle risultanze delle parrocchie e delle varie diocesi. Io me lo auguro sinceramente, spassionatamente, che avvenga ciò. E magari, perché no, in un futuro, speriamo non tanto lontano, si possa avverare qualche sogno di cui noi magari non possiamo nemmeno lontanamente immaginare. Va bene? È una speranza la mia. Io ho fatto un piccolo approfondimento tempo fa, proprio parlando di questa santificazione, che però, come diceva Paolo, si dovrebbe fare prima la beatificazione. E ci vuole tempo, ci vuole persone da come so bisogna trovare le testimonianze dei miracoli che ha fatto. Questo è la corposa documentazione. Sì, quindi c'è un lavoro dietro da fare, non sempre. Soprattutto però, sui miracoli, cioè sì, su quello che ha fatto, insomma. Se io conosco una Salle qui vivente e mi dice che lui era spacciato, insomma, e sì, uno vivente qui a Salle, non faccio il nome, insomma, però si è raccomandato al Beato Roberto e guarito, adesso sta benissimo, insomma, all'ospedale gli avevo dato proprio quasi... Quindi questi sono i documenti, queste le testimonianze, documentazione che ci ho, però dietro c'è un lavoro... C'è un lavoro, però molto lungo. No, sulla base della... queste esperienze, di mettere scritto tutte queste esperienze. Perché? Perché poi la diocesi, sulla base delle risultanze, dei documenti, può effettivamente svolgere un lavoro... con la commissione permanente al Vaticano. Sì, no, ma tutto è importante. Lui è un campanaro, i campanari di Brito. Aia.